Eleonora Giorgi, mascherina e abiti lunghi per giocare con il nipotino, come sta? Clizia Incorvaia ha condiviso un video della suocera, reduce dalla delicata operazione per un tumore al pancreas, intenta a giocare con il piccolo Gabriele. Eleonora Giorgi si rialza. Reduce dal delicato intervento per l'asportazione di un tumore al pancreas della scorsa primavera, l'attrice romana ha ripreso, per quanto possibile, la sua vita di tutti i giorni come mamma, suocera e anche nonna. Clizia Incorvaia ha infatti pubblicato sui social un video in cui si può vedere la suocera giocare con il nipotino, il piccolo Gabriele, indossando la mascherina e vestiti lunghi. Ma come sta oggi Eleonora? Scopriamo tutti i dettagli. Eleonora Giorgi gioca col nipotino, come sta? Per Eleonora Giorgi non è stata certo un'annata semplice. L'attrice romana, 70 anni, ha dovuto fare fronte al lutto per la morte della madre Maria Rosa quasi un anno fa. Mentre la scorsa primavera si è dovuta sottoporre a una delicata operazione per un tumore al pancreas. Eleonora ha subito un intervento per l'asportazione della massa tumorale, un dolore pazzesco, più del parto ha raccontato, a marzo e ha dovuto continuare con la chemioterapia, il cancro non è ancora stato sconfitto, in vista di un'altra operazione fissata per fine agosto. Il suo spirito da guerriera e soprattutto la famiglia, però, non l'hanno mai abbandonata. Clizia Incorvaia, infatti, quest'estate ha sposato il figlio dell'attrice Paolo Chavarro, conosciuto nel 2020 nel corso della quarta edizione del Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini, e non le ha mai fatto mancare la sua vicinanza. Nella giornata di ieri giovedì 22 agosto 2024 l'influencer friulana ha condiviso tra le storie Instagram un video del piccolo Gabriele, nato due anni fa proprio dall'amore con Paolo, intento a giocare con la nonna. Nella clip si può vedere Eleonora Giorgi godersi il suo tempo con il nipotino, ma con le dovute precauzioni. Mascherina a coprire il viso, cappello e abiti scuri e lunghi per non lasciare la pelle esposta alla luce, l'attrice non ha certo dimenticato le accortezze necessarie per chi sta affrontando un percorso di chemioterapia come il suo, quando le difese immunitarie sono ridotte al minimo a causa delle cure. Il piccolo Gabriele, tuttavia, sembra non accorgersi di nulla ed è felice di giocare ai dinosauri finalmente con la nonna. Dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas nel giorno del suo 70° compleanno, come detto, lo scorso marzo Eleonora Giorgi si è sottoposta a un delicato intervento. Le cure stanno procedendo, ma tra pochi giorni sarà necessaria una nuova operazione.